È l'Odeon della Villa Imperiale di Pausilipon. Viene presentato qui il Teatro Festival 2012, in uno dei luoghi più suggestivi fra quelli che ospiteranno gli spettacoli di questa edizione. Non a caso si è scelta l'area archeologica che si trova allo sbocco della grotta di Seiano come simbolo della riscoperta di luoghi poco conosciuti in cui si vuole portare il pubblico, dopo i sotterranei e le cavità del centro storico degli anni scorsi. Il Comune di Napoli partecipa all'organizzazione anche attraverso il suo patrocinio, in un'edizione che vedrà due fasi, dal 7 al 24 giugno e dopo la pausa estiva dal 25 al 30 settembre. Il via il 6 giugno con un concerto a San Carlo della cantante israeliana Noah, poi 130 rappresentazioni in 25 giorni e 30 location. Si apre con Robert Wilson e Peter Brook, si lascia ampio spazio alla nuova drammaturgia, a prime assolute ed a produzioni locali, e si punta molto su 5 progetti speciali e su 2 focus incentrati sul teatro argentino e sulla danza israeliana. Grandi appuntamenti internazionali, un grande maestro che apre, Wilson, un grande maestro che chiude, Brook, 2 focus internazionali a cui tengo molto, quello sulla drammaturgia argentina e quello della straordinaria danza israeliana, una delle cose più belle del festival, e però tanto teatro napoletano ma mai impegnato in operazioni di routine banali, ma tutti stimolati a andare verso il mondo.